Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi, che è domenica. Un outfit per casa, casa ma con stile. Il cappello per contouring perché mi piace con questo look. Questo look è molto carino. Vi faccio vedere come ho deciso di abbinare un maglioncino peluscioso. Già l'avevo indossato l'anno scorso. Questo maglioncino qua devo averlo comprato, se non ricordo male, al mercato dal Finto Vincenzo. L'avevo pagato tipo 5-6 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro. Adesso non ricordo bene. O 4 o 6 euro, probabilmente 6. E è molto carino perché sì, sono quei maglioncini pelusciosi, però non è un maglioncino pelusciuso esageratamente grande. È abbastanza aderentino e non ingrossa particolarmente. Una volta l'avevo abbinato con i jeans a vita alta skinny, stretti, gli stivali, questo e non mi ricordo cos'altro. Oggi invece ho deciso di fare un outfit diverso, sempre moltissimo nelle mie corde perché a me piace tantissimo. Sono di qua perché sennò di là i romini fanno casino. Purtroppo non ho molta memoria, quindi dobbiamo fare le cose molto velocemente. Il cappello, questo qua di OVS con i cuoricini intagliati, rossetto il Puma Metallic versione viola, bellissimo. Che non si vede molto, però è proprio viola. Ho fatto un trucco, uno smokey eye con l'eyeliner nuovo, quello nero di Essence, che ingrandisce tantissimo l'occhio, e il mascara, quello che vedete di... non mi ricordo più. Adesso ho tirato così la frangia, voi mi direte, stai meglio con la frangia così? No, è solo un'impressione della videocamera. Non è male, però non è abbastanza lunga per fare sta roba. Il mascara è quello ciglia di farfalla di Maybelline. Mi sto trovando davvero benissimo. Oggi non l'ho messo benissimo, però ha un bel effetto. Poi ho messo questa collanina qui, che è una collanina che mi è arrivata da... è proprio strettina, perché mi sta proprio giusta giusta. Mi è arrivata da Amazon e sono di quelle che si sono viste, non ho resistito anch'io. Vieni Paloma, vieni Palomino. Non ho resistito e l'ho, eccola qua, e l'ho presa anch'io, ma mi sta proprio, guardate Paloma, siamo anche abbinate oggi, mi sta proprio giusta giusta, nel senso sul collo, non so se sono io, oggi è partito anche l'orecchino, che nervi, continua a partirmi l'orecchino, mi si è anche rotto, perfetto, lo dobbiamo ricomporre, va bene, dicevo, mi sta giusta giusta sul collo comunque. Per dare un tocco di luce, il maglioncino questo qua praticamente ha la parte finale, tipo che con una camicia che esce, ma è tutto attaccato e anche la parte qui. I pantaloni invece, tu c'è Palomina, guardate che piccola che è. Chissà quando la vedrete voi, ora che carico tutti i video. I pantaloni sono questi, li avevo presi al supermercato e sono i pantaloni tipo a palazzo, a vita alta, con queste righe bianche e nere. Mi piacciono tantissimo, sono abbastanza corti e li ho voluti abbinare così perché il look con il cappello, il maglioncino, mi piace parecchio. Molto molto carino come look. E questi pantaloni qua li volevamo regalare anche a mia zia, ma mia zia non li ha voluti. Quindi adesso che guarderà il video dirà: li potevo prendere perché sono troppo belli. Giusto. Non si vedono tantissimo, però nelle foto outfit su Instagram sicuramente li vedrete. Palomino, Palomino, hai finito di piangere? Se ti lascio giù un attimino e poi siamo insieme. E niente, gli orecchini sono questi che mi si sono insomma, aperti e rovinati. Adesso li cercheremo di mettere insieme di nuovo. Sì, non so come mai non hanno i loro gancetti. Devo mettere gli altri. Adesso dove è finito il coso? Ce l'avevo, eh? Vabbè, niente, meglio che li tolga perché sennò fanno solo che danni. E niente, sopra praticamente purtroppo non si vedono tanto i pantaloni, sembrano tutt'uno. Però vedete, sono proprio, sono belli, sono tipo classici. Sotto ho messo, ecco, guardiamo se riesco a farvi vedere. Ok. Sotto praticamente ho messo queste francesine nere, che sono la versione quella meno luxury rispetto a quelle che vi ho fatto vedere di prima donna. Queste sono tipo le cinesi, ma sono molto carine anche queste alla fine. E i pantaloni, vedete, sono abbastanza corti, quindi non toccano terra. Ok. Per finire l'outfit, giacchino, capotino nero aperto, questa volta ci sta alla grande, potevo metterlo anche bianco, ma visto che...